Bentornati a tutti in questo nuovo video. Oggi siamo qua a Varano e c'è un tempo di perché piove, c'è freddo e forse chiamano neve. C'è qua anche Bob. Bonjour. Col suo stickerino pronto. E quello sarà l'obiettivo della giornata. Colpitemi qua. Esatto. Quindi arrivare a fare un contatto sulla portiera, che è il target massimo. C'è qua un sacco di gente, però è già tardi, quindi entriamo subito in pista e vediamo un attimino come si comportano. Sì. Lui è qua col suo 330 diesel, io col 330 diesel, c'è un altro 330 diesel. Mio perde gasolio. Sì. Non siamo riusciti a arrivare qua tutti adesso. Entriamo in pista, vediamo un attimino com'è la pista bagnata e speriamo di divertirci almeno. Ok, entriamo in pista dietro Bob e vediamo un po' come va sto giro, se riusciamo a non schiantarci subito. Allora, siamo usciti dopo 10 minuti? No, parliamo di giri effettivi. Ecco, dopo due giri, tre giri e ci sono già i primi danni. Ovvero il Mene si è girato nel ferro di cavallo, dove vi faccio vedere la sua portiera. Dopo Bob, che era dietro a seguirlo, si è girato anche lui, gli è andato addosso col culo. Io ero vicinissimo a Bob e gli sono andato addosso io con la portiera a Bob. Ha fatto un sandwich di tutti e tre i modelli. Sì. Allora, danni qua, abbiamo l'unico danno qua sotto, ovvero lo scarico si è schiacciato del tutto, quindi c'è lo scarico pressatissimo, qua rotto again, qua perché ha preso la botta, questa è quella del Mene, c'è la portiera un po' sottile adesso, è scoppiato anche il vetro, infatti c'è vetri everywhere, e invece questa è la mia, che c'ha la portiera bella sottile anche questa, rientrata un bel po'. Alla fine quello che si è fatto meno sono io. Sì, esatto, io c'ho la portiera che qua ci entro. Che cazzo? Ce l'ho presa d'aria qua sopra. No. Però dai, c'è una pigna qua. Non è ancora inutilizzabile, quindi adesso sgonfiamo un po' le gomme davanti perché c'è davvero pochissimo grip. E dopo entriamo di nuovo e vediamo di fare twin con qualcuno, dai. Stai lontano, ti ho detto stai lontano Oscar. Oscar scendo vecchio. No, c'è Mosa nella terra. No, Mosa. L'hai visto? No? Ah, la ruota! Ti ha dato due giri di volante. Sì, qua solito. Un sasso. Cazzo era? Un sasso sul vetro. Sì, così proprio. Non so da chi è uscito. Per me è lui che ha fatto un po' di giri. Come smusa. Ma che mi piace. E poi il bello che a metà transition basta. Se cerchi più basso nel style porta 4 ore di ritura. Poi full log, bello perché poi mi fudo attacco. Lo voglio provare. Thank you.
Cosa ha appeso il pigiama? Ui! Qua abbastanza. Vai. Anche se rallenta troppo gli vai nel culo. Ok, adesso siamo in pausa pranzo. C'è Bob che è offeso perché c'è l'auto che... Che è più offeso di me. Sì, perde un po' di gasolio. Ci sono stati un po' di contatti vari, anche tra altre persone. Hanno fatto su un po' un casino, però... Pochi danni, alla fine tutti marginali. Per fortuna, siccome piove, vuol dire che le auto non vanno abbastanza forte. Quindi i danni sono più facili, ma meno intensi. Basta che qualcuno si gira davanti e... Sì, gli vai addosso subito. Freni o non freni uguale. Sì, esatto. Però per fortuna andando piano, anche se gli vai addosso, spacchi poco. C'è la portiera lì che è tutta piegata, però... quella sembra andata un po' forte. Però non è niente di che, alla fine si cambia la portiera. Tutto a posto. Cazzo, ma lì è stato proprio sfiga. Ma capita, è sempre sfiga quando sbatti, cioè. Sì, poteva succedere a tutti, dai. Però è successo a noi, vaffanculo. C'ero io dietro di lui, quindi. Ecco, più che altro la tua macchina si è fatta però niente. Però sì, ho fatto meno danni io che... Solo che è la mia e quella del Mene, finché c'è le portiere tuonatissime. C'è un tempo veramente di merda, piove un sacco. Ma ciao. E c'è strafreddo, infatti siamo qua... In auto al caldo e c'hanno anche un box con i bouteille, c'è un po' di gente, però caspita fa... Sì, ma c'è veramente un tempo di merda. Ma una tregua di un'ora, niente figa, nulla. No, almeno non nevica, ecco, vediamola così. Dopo. Dopo da neve. Buono, dopo da neve. È la sagra del sottosterzo. Sì, proprio. Sì, no, ma è una sofferenza far sgommare così. Sì. Era stato l'altro. Che sandwicio. Mi sono levato immediata subito. Déjà vu. Tutti adesso. Okay. You got loads of hate. Cioè guarda, in bicicletta vado più veloce. Sì. Devo accompagnarla ancora. Sì, no, ma quella fa uguale, secondo me il camber è stupido. No, e secondo me perché c'è scivola troppo davanti. Per me è pesante anche l'auto. Dice. Figa, fa fatica. Bello. Slow, piano. Piano, perché qua si scivola. Piano Tommà. Piano Tommà, si scivola. Che qua in fondo si scivola. Piano, si scivola. Bravo, piano. Hai arto tuo parco di... Tommà, che ti giri qua, Tommà. Guarda se non si... Oh. Non torna, devi guidare praticamente. Sì, speriamo di tempo. Bella sta combo, mi piace. Un po' lenti però. C'è la mia lenta. Mm-hmm.
abbastanza figa, cioè forte di così come faccio andare. Quando riprende, grippa. Sono sterzato un giro a sinistra, eh. Ecco. Olè! Cioè, saltato sul corner. Siamo usciti adesso dagli ultimi turni e penso non ne faremo più adesso. Basta, vecchio. Però col bagnato si scivola veramente tanto e si fa fatica a controllare le auto, a correggere. Il rischio è altissimissimo. Esatto. Difatti c'è stato il problema che il caccia, che dopo appena esce vi faccio vedere chi è, ha rallentato, perché davanti uno a lui è rallentato, sempre di traverso, e a un certo punto gli sono andato addosso. E questo è il parafango. Quindi è un po' schiacciato qua il parafango, però bello solido. E una freccia, quindi mi servirà una freccia. Qua mi serve un po' di amora. Qua dentro veramente un sacco la portiera. Dal video non rende, ma qua manca tantissimo. È proprio stognata da far paura. Quindi la portiera mi sa che la prenderò da quella di Gian Pietro. Qua anche ho preso un qualcosa di forte. Infatti si è buttata anche qui. Però tutto sommato poca roba, dai, ancora guidabilissima. Appena esce il calcio mi faccio vedere la sua, ma secondo me non si è fatta niente la sua in confronto. Si è fatta niente qua. Brand new! Si è solo un po' spaccato qua sotto un po'. Ma in confronto non si è fatta nulla. Oh, mi dispiace per te anche. Vabbè, ma tanto. Cioè, tu la usi tutti i giorni, io no. Quindi. Cioè, il fanale sano va benissimo. Ecco, basta, posto così. Vai a vedere la mia. Ulala! Due massate viene dritto. Iniziamo a caricare un po' tutto adesso, così dopo ce ne andiamo, perché se continuiamo a girare qua non lo portiamo più a casa. The next day. Abbiamo fatto adesso rientro qua al capannone, ovviamente oggi è un altro giorno. Ieri mi sono preso un freddo della Madonna, difatti adesso c'ho quasi il raffreddore. Questi sono i danni, ricapitolando tutto, ovvero parafango completamente distrutto. Andremo a ribatterlo tutto a martellate, che forse si recupera. Freccia andata. Ammortizzatore piegato, difatti adesso c'è un camber eccessivo perché si è piegato l'ammortizzatore qua dentro. Qui abbiamo una portiera intera da sostituire, dato che è diventata veramente qua e si è schiacciata tantissimo davvero. Questa qua è la parte principale che ha spinto. Qua sotto invece abbiamo un po' di danno in questa zona, però questo mi interessa poco. La portiera deve essere sostituita, appunto, perché anche qua c'è un bel po' di aria. Andremo a prendere ovviamente quella portiera, ovvero quella della donatrice là in fondo. Invece per quanto riguarda il dietro sembra tutto a posto. Qua c'è una stognata fortissima. Devo vedere, magari anche qua un po' martellata riesco a tirarla fuori, perché qua tocca contro la gomma. E a parte quello, nient'altro. È stato un bel demolition derby. Ci siamo divertiti alla grande, però non mi sono trovato affatto con quest'auto. I motivi sono svariati. Primo di tutto è lo sterzo, che è un po' consumata la scatola sterzo, e di conseguenza lo sterzo non tornava velocemente, era un pochettino strano come feeling. Poi ovviamente lo sterzo faceva fatica a tornare, non solo per la scatola sterzo, ma perché all'anteriore, essendoci poco grip, le ruote facevano fatica a guidarsi da sole. Quindi il setup con tanto camber, il setup da asciutto per il bagnato, non era al massimo. Ci volevano delle gomme adeguate all'anteriore con meno campanatura per riuscire ad avere più grip all'anteriore. Ma una cosa che si è sentita tantissimo era il peso. Quando facevo le transition destra-sinistra c'era lo spostamento di carico forte e a volte era un po' imprevedibile. Quindi quello lì è quello che mi ha fatto sferrare di più il peso. Il peso è veramente micidiale come roba. La coppia del motore, l'erogazione così, con il turbo di serie era comunque buona, anche se andava leggermente fuori coppia schiacciando riuscivo a recuperare. Però i movimenti dell'auto, proprio muoversi, era veramente, veramente, veramente difficile. Quindi penso di non andare più a girare con il bagnato, quando possibile, in pista. In strada sì, ci si può divertire lo stesso, però in pista col bagnato è veramente un'agonia, un'agonia. Un'altra cosa che mi è venuto un dubbio adesso è riguardante il passo dell'auto, perché a guardare l'auto in questo modo sembra grossa, sembra molto lunga. E adesso andiamo a vedere il passo dell'auto qua rispetto alla rossa qua dietro, per capire un attimino se questa è più lunga, più corta, uguale a livello di passo. Andiamo a prendere il metro e facciamo un paio di misurazioni. Andiamo allora a appoggiare il nostro metro da 2 metri. Qua in fondo lo mettiamo in centro alla ruota. E adesso passiamo all'anteriore.
2 metri e 70, 2 metri e 71, se riesce a leggere. E adesso andiamo a vedere quella quanto misura. Qua all'anteriore, sempre nella stessa posizione in centro, andiamo a far combaciare i metri lì. In centro più o meno siamo alla stessa misura. Sono circa 2 metri e 71, 72, 73, anche questa qua. Una scoperta che ho fatto, veramente incredibile, è che la Station Wagon ha lo stesso identico passo della coupé. Mi sono informato e anche la berlina ha lo stesso passo. Quindi quello che io sentivo goffo nel muovermi non era il fatto che fosse un passo lungo, dato che il passo è lo stesso. Montiamo lo stesso sistema di sospensione, sempre differenziale saldato, quasi tutto uguale. Quello che rendeva la guida veramente difficile era il peso eccessivo dell'auto, perché questa dovrebbe pesare circa 1600 kg o 1500 kg, mentre quella pesata pesa 1200 qualcosa. Ci sono circa 400 kg di differenza. E un'altra cosa appunto era il poco grip all'anteriore. Quindi quando si vuole sgommare con un'auto, il grip all'anteriore è fondamentale, sia per riuscire a controllare l'auto, per dargli più o meno angolo, ma anche per riuscire a farla scodare, per renderla molto agile. Il grip all'anteriore fa tantissimo e sulla pioggia con così tanto peso e così tanto campanatura, proprio non ci siamo. In definitiva mi sono trovato veramente, veramente male, però devo dire che l'auto ha retto bene. Infatti adesso vado a sostituire la portiera, il parafango, gli metto la sua freccia, almeno torna quasi normale. Vado a mettere le sospensioni originali, questa Tia Technics ormai è andata. E dopo andrò a mettere il gancio traino per fare appunto l'omologazione da Riccardo e tutto, per poi attaccare il carrello e portare la rossa in pista. Così almeno ho fatto un po' di esperienza anche con questa. E ebbene sì, se si vuole sgommare bene, le auto devono essere veramente leggere e attaccare tanto davanti. Se questo video vi è piaciuto, vi lasciate un like qua sotto, commentate cosa ne pensate del Demolition Derby qua. Iscrivetevi al canale per continuare a seguire le vicende delle 46 diesel, di quella benzina da drift, Civic Turbo, un po' tutto il resto. E tornerà anche qualche contenuto col doblone, perché il doblone sta avendo qualche esitazione nell'andare forte, quindi tornerà un video anche su quello. Ci vediamo al prossimo video allora. Ciao a tutti ragazzi.